Santeramo in Colle, finale di campionato italiano doppio maschile. Mini rossi per Rossoni Placido, mini blu per Rosica Romano. La coppia Rossoni Placido parte con un gol avanti in quanto testa di serie, partita a 8. Doppio regolamento, 2 set. Primo set regolamento tradizionale, secondo set regolamento volo. Ricordiamo finale campionato italiano categoria doppio maschile, campionato italiano Figest LHB. Tanto viene chiamato un fallo, Rossoni riparte con la palla al 3. Per mettere in gioco la palla bisogna fare due sponde, una sotto, una sopra, e il gioco può ripartire. Tanto chiamato un fallo di tempo, ricordiamo che i giocatori hanno un limite massimo di 7 secondi per ogni stecca di possesso palla prima di o passare la palla o di tirare comunque in porta. La partenza viene ripetuta in quanto il tempo non è da calcolare nel momento in cui la palla viene messa in gioco. Intanto Cinese ai 300 all'ora da parte di Simone Rossoni, che sblocca il risultato portando la coppia sul 2-0. Chiamato il fallo, anche qua marcate tiro, vedete che le infrazioni vengono battute dalla mediana. Ogni giocatore può passarsi la palla e poi chiaramente palleggiare e impostare il proprio gioco. Bellissimo passaggio diretto 2-3 della coppia Rossoni Placido. Romano in porta, buona guardia, la prima frusta di Rossoni che ritorna in possesso palla e questa volta frusta sul secondo palo, non sbaglia, 3-0. Tanto Rosica prova una Veronica con un finta velo. Un po' fortunata la coppia abruzzese, trova questo fortuito 4-0. Ricordiamo 4 dei giocatori non solo più forti d'Italia, ma 4 giocatori che hanno scritto e stanno ancora scrivendo la storia del calcio balilla italiano, tutti e 4 con innumerevoli trofei e titoli nazionali vinti. Coppia campana, Romano Rosica contro gli abruzzesi Placido e Rossoni. Intanto Rossoni, due sponde in mediana, trova il varco nella marcatura di Romano dietro il portiere. Primo set fino a questo momento a favore della coppia abruzzese. Rosica con frusta inversa, palleggio da sotto e frusta di precisione, senza sforzare, trova il secondo gol importante. Tanto Rossoni prova ancora una frusta centrale, questa volta Romano non si fa trovare impreparato, ma la palla torna ancora in possesso di Simone Rossoni dal 3. Ancora una Cinese, questa volta finisce sul primo palo. Chiamato un fallo di 2 tocchi, parte Rossoni dalla mediana.
Bellissima, frusta centrale. Iperveloce da parte di Rossoni. Rosi che risponde con la sua solita classe e precisione, senza mai sforzare troppo il tiro. Frusta da sotto, perfetta, trova il primo palo in pieno. Probabilmente una prima frazione di gioco a favore della coppia abruzzese. In questo momento la coppia campana sta recuperando il terreno. È anche vero che Rossoni e Placido partono con un gol avanti. Indubbiamente a questi livelli un gol avanti è veramente un grande vantaggio. Ricordiamo a chi sta guardando la partita da casa di supportare il canale, di supportare il Calcio Balilla, semplicemente mettendo un like a questo video. E se volete far conoscere questo bellissimo gioco a qualche vostro amico, magari vi chiediamo gentilmente una condivisione sulla vostra bacheca o magari taggando qualche vostro amico. Ricordiamo anche che il secondo set sarà regolamento volo, quindi completamente un altro universo rispetto al gioco che state vedendo ora. Ora è un gioco molto tecnico, molto di precisione, anche lento, diciamo. Dopo vivremo un set completamente all'opposto, quindi un set dove i giocatori dovranno tirare obbligatoriamente di prima, potranno fare semplicemente stop e tiro, quindi non potranno palleggiare la palla e sarà tutto molto più velocizzato e tutto molto più prepotente, diciamo così, nel senso positivo del termine. Si evidenziano altre caratteristiche degli atleti. Intanto ritorniamo a questo primo set 6 a 3, scusate. Palla in possesso di Romano dalla porta. Tanto vedete inquadrato il palè di Santeramo in Colle, palazzetto dello sport che ha ospitato 3 giorni di intense finali campionato italiano. Placido dalla porta, anche qua un po' fortunato, trova la deviazione, segna il gol del 7-3. Romano, bellissimo gol d'astuzia, tenta la sponda larga con la palla vicino alla sponda e spiazza sia Rossoni che Placido con un dritto che va a finire direttamente sul primo palo. Stop e tiro, chiamato il fallo da Placido, riparte Rossoni in mediana. Controfallo, ultimo tocco da parte di Rossoni, quindi possesso palla. Intanto bellissimo aggancio di Rosica, che dal 5 si passa la palla al 3. Possesso palla veramente notevole. Tenta una frusta da sopra, stavolta Placido. Applica una marcatura perfetta e riprova dalla porta. Palla schiacciata, Rosica chiama l'infrazione, riparte in mediana. Vedete come certe strategie anche si ripetono durante l'arco della partita. Solitamente l'attaccante, quando è in possesso in mediana, cerca in tutti i modi di passarsi la palla avanti, stoppare la pallina e cercare poi un'esecuzione finale con l'omino dal 3.
ancora Rossoni, un'altra bellissima frusta centrale. Si aggiudicano il primo set Rossoni Placido. Cambio campo per questo secondo set, tutto al volo. Vediamo gli atleti nel frattempo intenti a sganciare i grip fondamentali per garantire l'attrito tra la mano e la manopola. Un oggetto quasi diventato iconico nel mondo del calcio balilla, usato su tutti i tavoli, a tutti i regolamenti. Overgrip, compagni inseparabili per qualsiasi giocatore di calcio balilla. Tanto si riparte con la coppia campana che adotta un cambio strategico. Rosica passo in porta, una mano avanti, solito gol avanti per la coppia testa di serie Rossoni Placido. Quindi diamo il via a questo secondo set regolamento volo, dove ne vedremo sicuramente delle belle. Vedete, in questo caso la pallina tocca il retro della stecca del 2 di Simone Rossoni. Quando la palla viene ritoccata con lo stesso mino, i giocatori possono chiamare infrazione. Quindi sostanzialmente l'unica regola fondamentale è che non si può fare più di due tocchi, compreso di parata, per ogni azione. Quindi si può parare e tirare la palla. Qualsiasi altro tocco successivo ai due fondamentali comporta l'infrazione, quindi i giocatori avversari possono chiamare il fallo e tirarsi la pallina nella propria mediana. Quindi in questo senso ci si può passare la palla al 5 e chiaramente tirare anche in porta. In questo caso Rossoni ferma la pallina, piuttosto che rischiare preferisce dare l'infrazione e quindi la spiccata in mediana a Romano. Probabilmente chiamato stop e tiro dalla stessa stecca, ma in questo caso il fallo non viene convalidato, riparte Romano con la seconda spiccata. Grande pressing, un volista d'eccezione, Mirko Placido. Un'annata veramente straordinaria, possiamo dire. In coppia con Rossoni, quasi tutti i titoli nazionali vinti e innumerevoli gare su tutto il territorio nazionale. Romano Rosica, decisamente un'altra marcia, regolamento volo. Ribaltano il risultato in questo secondo set, parziale di 3-1. Sfortunati trovano una pallina che finisce direttamente in porta. 3-2. Qua molto sfortunato Romano, tenta disperatamente il recupero di una pallina, palla troppo indietro e inevitabile l'autorete. Vedete come non bisogna mai chiamare cantare vittoria, perché soprattutto al volo la partita si può completamente risollevare e i punteggi si possono completamente stravolgere in pochissimo tempo. Intanto ha chiamato un time out dalla coppia abruzzese, in questo caso sul 3 pari. Si riparte con palla al 5, spiccata per Placido. Vai,
cosa fa Rossoni dal 2, una sponda di una violenza mai vista, gol fondamentale, porta la coppia sul 4-3, recupero istantaneo della coppia campana. Bellissimo set, super combattuto questo set, che aggiudicherebbe il titolo alla coppia abruzzese e permetterebbe l'accesso alla bella invece per la coppia romano-rosica. Un po' di fortuna, trovano il pareggio. Rossoni e Placido, 5 pari. Autoreti di Rossoni in un momento molto delicato della partita. No. 6-5, ricordiamo, partita secca 8. In caso di parità, 6 pari. 7 pari, scusate, si procederà con la regola del doppio vantaggio. 6 pari intanto il parziale. Rossoni dalla porta, trova lo spondino, gol fondamentale, 7-6. Match point e gol per il titolo per la coppia abruzzese. Tanto chiamano l'ultimo timeout a disposizione. Manca un gol alla vittoria. Si ritorna in campo, ultimi attimi di fuoco di questo bellissimo secondo set al volo qui da Santeramo in Colle. E Placido trova il gol della vittoria. Intanto festeggia la coppia abruzzese. Ennesima vittoria per questa annata super produttiva per questi due atleti, davvero complimenti. Ricordiamo a tutti voi da casa ancora una volta di aiutare il canale con un like, una condivisione, e noi ci rivediamo alla prossima partita. Un saluto a tutti.